anche sviluppo, ma uno sviluppo sostenibile. Iniziativa parlamentare a tutela degli animali da parte dell'azzurra Michela Brambilla, ieri alla Camera con alcuni cuccioli vittime di maltrattamento. Virginia Lozito. Pene più severe per chi maltratta gli animali, l'appello a governo e Parlamento di Michela Vittoria Brambilla, impegnata da anni con la LEIDA, la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. La deputata di Forza Italia ha portato nella sala stampa di Montecitorio i cuccioli nati da una cagnetta bianca trovata in fin di vita nelle campagne del Cosentino, sotto un cumulo di foglie. Era stata legata e seviziata per giorni. Prima di morire è riuscita a partorire 11 cuccioli, due non ce l'hanno fatta. È solo uno dei tanti casi di maltrattamento, alcuni finiscono online. I diritti degli animali devono finire per essere finalmente rispettati e soprattutto poi chi commette crimini di questo genere deve andare in galera. E la deputata chiede di votare al più presto in Parlamento la proposta di legge che inasprisce le pene fino a 6 anni di carcere per chi maltratta e uccide animali. Papa Francesco.